pronto per Islanda-Russia. Aspetta l'ok dei due portieri per cominciare questo match della terza settimana di Euro 2020. Per la Russia c'è Fassina tra i pali. Poi giocheranno i due cucurese. C'è Moschini con Galliano ed Ammirati. Bonpane a disposizione Cucciniello. Mentre per l'Islanda gioca De Maio tra i pali. Centrale di difesa è Aprea. Poi Di Pierno e D'Angelo sulle rispettive fasce. Con Nunziata, Battiloro e Iacolare a centrocampo. In attacco c'è Nonno a disposizione per la squadra dell'Islanda. Nuovo acquisto, Romano. Pallone c'è Bonpane, occhio al sinistro. In realtà c'è anche Ammirati. Ne mette tre in barriera De Maio. Parte Bonpane, bomba! Calcio d'angolo, attento qui De Maio. Sinistro ancora di Bonpane. Può riproporre ancora. Morbido! Cercare lo stacco di qualcuno. Ammirati si accontenta del fallo laterale su cui va Lepre. Ora qui mette fuori D'Angelo direttamente alla parte di Fassina. Quindi Cucurese, palla nello spazio. Cercare Cucciniello. Direttamente sul fondo. A lungo a cercare il movimento di Nonno. Ammirati di testa. Ora Cucurese. Palla dentro, il tocco buono di Bonpane a cercare qualcuno direttamente alle parti di De Maio. D'Angelo difende dall'attacco di Aprea, palla Iacolare, Di Pierno, e lo spazio per Nonno che aggancia male, fallo laterale. Quindi fallo per l'Islanda, c'è Nonno sul punto di battuta. Occhio a Robinonno, specialista dei calci piazzati. Occhio al suo sinistro. Tre in barriera per Fassina. In area ci sono Battiloro. Pronto all'ingresso, Iacolare. Va Nonno. Gran sinistro. Palla sul fondo. Occhio qui al pallone che arriva dalle parti di Cucciniello. Sinistro! Che bomba! Bonpane spacca la porta! 1-0! Gran gol! Colare prova ad inventare. Stava facendo venire giù lo stadio dopo il gran gol di Bonpane, che veramente lancia un siluro di sinistro. Di possesso per la Russia. Poi c'è Iacolare che prova la bomba ancora col destro. Palla alta. La palla è per Cucurese. Sbaglia e lo stop Cucurese. Poi ritorna sul pallone. Poi Battiloro prova a difendere il possesso. Prova un destro. Sbilenco sul fondo. Ammirati. Cucurese. Ancora Ammirati, va via a Nonno, ora Bonpane, il tocco ancora per Cucurese. La palla a centrale per Lepre, ancora Cucurese, difende benissimo Di Pierno. Quindi il pallone arriva in zona d'attacco. Ognotto per l'Islanda, che non fa male a Fassina. Quindi Ammirati, nello spazio per Cucurese, tocca Cucurese. Poi palleggio, ne esce palla al piede la squadra russa. Poi Iacolare prova un gran numero. Cucurese prova un sombrero, palla alta ancora Cucurese dentro. Aprea senza fronzoli dalle parti Bonpane che aggancia, palleggio, va via mezzo a tre e gioca dietro la Fassina. Quindi Ammirati ora, Cucurese va via così a Di Pierno, vantaggio che si concretizza, palla dentro Di Pierno, occhio e poi passare l'offensiva. Bene Ammirati, va via anche in dribbling. Poi qui ancora Ammirati, c'è Lepre vicino, legge bene D'Angelo, palla fuori.
Batti loro Di Pierno, zona tiro, sinistro che non arriva mai, ma c'è fallo. Diacolare col destro dal calcio punizione, mette 3 Fassina. Parte Diacolare a giro, palla sul fondo. Ammirati, gioca per Cucurese. Ancora Ammirati. Lancio lungo che arriva ora dalle parti di Galeano. Ora Diacolare che sbaglia, D'Angelo non sale, palla e fallo laterale. D'Angelo non bene, Aprea peggio. Di Pierno a inseguire il pallone, palla che non esce mai, esce solo ora, fondo. Sale ora l'Islanda, palla a Diacolare, non ora, occhio al suo sinistro. Doppio passo, nonno. Sinistro che arriva ora. Non tocca nessuno. Palla sul fondo. Ammirati. Palla a Cucurese. Sale il pressing dell'Islanda. Quindi fallo laterale per la Russia. Entrano Fiore e Romano. Escono Aprea e nonno. Quindi Cucurese. Palla che arriva in qualche modo all'altro Cucurese. Quindi ora contrasto ottimo di Fiore che vince contro Galeano. Ora Romano prova ad andare via in mezzo a due, si va dietro alle parti di D'Angelo che allarga da Di Pierno, una pietra questa palla, ma Di Pierno se la cava bene. Cucurese, poi Diacolare, esce Fassina al limite, fa suo il pallone. Ora Bompane, occhio al suo sinistro. Romano, smanacciata di Bompane con D'Angelo che serve Diacolare. Batti loro, 3 contro 3. Ancora Diacolare prova ad andare via, fa sul pallone con la mano però Moschini, quindi fallo già battuto con Fiore pronto. Palla nello spazio, cercare Battiloro, vuole il destro, Battiloro prova, sbilenco sul fondo. Cucurese, palla toccata, l'ante, forse fallo di Di Pierno. Se, un po' di campo, accorcia ora Di Pierno, va via mezzo a due Cucurese, destro di Cucurese, De Maio, senza problemi. Galeano, accorcia ora Galeano che evita anche la rimessa laterale. Poi Cucurese, morbido per Moschini che non aggancia, D'Angelo chiude alla grande, poi gioca per Di Pierno. Ha un po' di campo ora Di Pierno, palla nello spazio, deviata da Lante. Quindi possesso per Fassina. Diacolare allarga per D'Angelo, quindi ancora Diacolare, play basso Di Pierno, sempre molto, molto solo. Accorcia ora Lante, ancora Diacolare, ancora Di Pierno, si muove Battiloro, chiude bene la difesa della Russia. Romano combatte sul corner, forse l'ultimo a toccare è lui, no, non è l'ultimo a toccare. Quindi Di Pierno, lungo, palla che resta lì, Battiloro, pareggia l'airone Battiloro, 1-1. Occhio a Buonpane che va via, non a D'Angelo che si oppone. Occhio a Diacolare, destro di Diacolare e il Diezza fa 2-1. 1-2 terribile dell'Islanda che stende la Russia per ora. 2-1, gran gol di Diacolare. Quindi ora Buonpane, il tocco per Cucurese, anticipa Diacolare, Diacolare, occhio al destro, palla dentro per nonno, Fassina, Superman, calcio d'angolo. Aprea di testa, spara altissimo, palla sul fondo con l'Islanda che sta macinando calcio. Cucurese, palla da Ammirati, anzi no, era l'altro Cucurese, quindi nonno, il tocco è per Diacolare. Diacolare sul fondo, palla dietro, non ci arriva Romano. Aprea difende, poi destro, ispiratissimo Aprea che prova a scaldare i cuori islandesi. Quindi Cucurese, Galeano, la palla non passa perché c'è Fiore, quindi nonno col tacco dentro per Romano. Romano
Cucurese senza Fronzoli, direttamente dall'altra parte del campo. Romano gioca per Di Pirno. Di Pirno dentro a cercare Nonno. Nonno sinistro, stoppato, poi Iacolare quasi da fermo, palla in calcio d'angolo. Di Pirno dal corner, si muove anche Romano, palla del Fiore che schiaccia male, ma la palla è ancora buona. Di Pirno dentro, Romano, zona tiro, finta il destro, poi Cocurese, forse col fallo, si continua, Romano, Romano in aria, Romano, Romano, non calcia mai, fa tutto benissimo, poi viene stoppato, grande azione del numero 92 dell'Islanda. Poi Fiore, dietro, da De Maio, stop non dei migliori, poi Scavetto a cercare ancora Fiore, che alza un campanile, ancora Fiore. Complicato qui il disimpegno dell'Islanda, ruba Cucciniello, palla dentro, Moschini, sinistro, Sbilenko, fallo laterale. Iacolare, prova Moschini a rubare il pallone, l'ultimo a toccare proprio Moschini, anzi no, l'ultimo a toccare Iacolare, cioè fallo laterale per la Russia, con la rimessa laterale verso Ammirati che tocca male, poi... palla che arriva a Di Maio dopo un possesso strano da parte della Russia. Riparte Di Pirno, palla dentro per Iacolare, prova a gestire numero 10, ancora Fiore con l'Islanda che muove palla soprattutto nella prima metà campo, quindi ora Nonno, ora Fiore, si propone qualcuno lì, non riusciamo a vedere, palla che passa dalle parti di Bompane. Ancora Bompane, l'autore dell'1-0, poi qui sbaglia palesemente Cucurese, fallo laterale per l'Islanda. Ora Nonno difende bene Bompane, subisce anche fallo. Cucurese da questo calcio di punizione, morbido a cercare Ammirati, svetta Brea, poi qui Bompane, la palla non esce, occhio a Iacolare che prende il tempo a tutti, ancora Iacolare, zona tiro, Iacolare, bomba sul fondo. Veramente, cioè quindi prima di me è uscito anche un altro, non ne so accorto. Occhio a Moschini, palla nello spazio, cercare Ammirati, apre e chiude senza Fronzoli. Ora Iacolare, destro che non arriva, Romano in aria, Romano, Romano! Gran gol di Romano! 3-1! Cambio tutti e due, siccome i capitani, no? Ammirati, palla che arriva dalle parti di Cucciniello che perde il possesso, c'è Iacolare che prova a disegnare, quindi Moschini, ancora Iacolare a ringhiare, va anche sull'ante, Iacolare contro l'ante, alla meglio il secondo, quindi ora Moschini, Romano prova a pressarlo, poi Moschini, sparo altissimo, palla sul fondo. Apre a Valungo a cercare Nonno che non aggancia, ottima lettura di Cucurese che spara dalle parti di De Maio che è tutto solo e fa solo il pallone. Iacolare in pressione, ci arriva Cucciniello, ancora Iacolare per D'Angelo che sbaglia, sbaglia anche l'appoggio Cucurese. Occhio qui a Fassina che combina quasi un pasticcio, quindi Ammirati va via Romano, Ammirati ancora, destro sul gigante Aprea. Esce Fiore, palla al piede, si distende Nonno, ora Romano, il tocco delizioso a fare fuori Galiano, ancora Romano, prova ad andare via, non c'è fallo, secondo il direttore di gara, occhio al contropiede, 4 contro 2, Cucciniello dall'altra parte a cercare l'ante che aggancia male sul fondo. C'è il primo tempo tra Russia e Islanda, conduce la squadra di Nonno e Aprea 3-1. Cominciare la seconda frazione di gioco con Nonno che lascia a Iacolare. Bompane entra nel cerchio di centrocampo, sarà punizione, anzi no, si ripete, punizione a due a centrocampo. Iacolare col destro, ora Battiloro prova ad avere la meglio su Cucciniello, ma la meglio il secondo, quindi l'ante con le mani. Cucciniello non riesce a prolungare, quindi D'Angelo mette palla in fallo laterale con
Buon pane che arma il sinistro ancora potente sul fondo. Batti loro. D'Angelo, il tocco è per Aprea che alza un campanile dalle parti di Cucurese. Occhio che Romano attacca. Eccolo Romano, va via così a Cucurese. Ancora Romano, difende il possesso. Si avvicina Fiore, ancora Romano, vuole uscire dal traffico. Distaccati. Si va dietro, dai Iacolare. Ancora Iacolare, forse fallo, si continua. Ancora Iacolare, palla in campo. Tunnel a Bompane, Iacolare prova ad andare via. Romano, occhio, Romano prova ad entrare in aria, ferma il suo ingresso. Quindi Romano dall'altra parte per D'Angelo, palla deviata. Quindi Lante prova lo scavetto, ma c'è Gigante Aprea. Quindi Lante, Moschini, ruba Romano, Fiore per Cucure, per Iacolare, ancora Iacolare, vuole il destro, Moschini forse col fallo, batti loro, Morbido a cercare Nonno, Fassina, fa sul pallone e fa ripartire subito Lante. Ora Moschini. D'Angelo interrompe l'azione della Russia, quindi batti loro, dietro il pallone per Romano, legge bene Cucurese, legge ancora meglio Iacolare, ma la palla è di Fassina. Lante prova da casa sua. Quindi ora Fiore, si avvicina Nonno, eccolo Robby, vicino Romano, palla nello spazio invece per Fiore, prova il destro, palla deviata, sarà fallo laterale. Col tacco Romano, invenzione pazzesca, non segue nessuno, quindi ora occhio al contropiede, Moschini si butta dentro Bompane, la palla è proprio per lui, Aprea su di lui, Ammirati occhio al destro, ancora Ammirati, deviato, palla in calcio d'angolo, buona soluzione di Ammirati. Che non trova l'angolino. Lante, palla che passa, Cucurese aggancia. Bello lo scavetto per Ammirati che prova a buttarsi in avanti di testa, poi D'Angelo, poi batti loro. La palla arriva in zona Nonno che prova a combattere, ma la palla esce. Palla in gioco con D'Angelo che recupera. Recupera D'Angelo, ma la palla è ancora di Aprea, batti loro forse con una mano, si continua. Romano, occhio all'invenzione, ancora Romano in aria, Iacolare, Iacolare col sinistro, ancora! E il 10 Iacolare fa 4-1. Ammirati, occhio al destro, lo prova ora! Respinge Di Maio. D'Angelo con il ginocchio, palla in fallo laterale con Cucurese che la gioca per Ammirati, tocca ancora D'Angelo, poi Cucciniello non si intende con Lante, Nonno evita il fallo laterale, anzi no. Occhio qui a Iacolare che si avventa sul pallone, Iacolare, Iacolare sul fondo di niente. Di loro prova a pennellare, Lante fa su il pallone, quindi Ammirati a un po' di campo, accorcia ora Fiore, D'Angelo legge e quindi Romano, ancora Romano, palla nello spazio per Nonno che evita Fassina, Nonno non trova il gol, recupera Fassina. Batti loro dal corner a cercare Nonno, mette fuori Cucurese, Iacolare aggancia il pallone e rimescola dietro per Aprea. Girone G che è molto aperto con praticamente Città del Vaticano e occhio qui a Bompane in aria che divora, poi D'Angelo fa buona guardia. Stavo dicendo Repubblica Ceca a 4 punti. Gran palla qui di Pierno, tocca Fassina, grandissima palla di Aprea. In ogni caso diciamo, speriamo di riuscire a leggere la classifica, Repubblica Ceca a 4 punti, Russia e Vaticano a 3, Islanda ad 1 punto, con questo risultato praticamente la Russia salirebbe a 6, con l'assegnazione di primo e secondo posto ancora da verificare, perché giocheranno
La Repubblica Ceca contro Città del Vaticano. Intanto qui la palla esce in fallo laterale. Bonpane prova a difendere, Aprea senza fallo, poi Iacolare prova l'aggancio, Cucurese si oppone, ancora Cucurese. Prova il destro piazzato Di Maio in due tempi. Va con le mani dalle parti di Iacolare, molto bene Cucurese, la palla è uscita. Fallo laterale per l'Islanda con D'Angelo pronto alla battuta. Palla a cercare Nunziata, prova il palleggio, poi Lante, molto bene, chiude in fallo laterale, ricordiamo il punteggio di 4-1 per la squadra in casacca blu. D'Angelo prova a combattere con Cucurese, alla meglio Nunziata, Nunziata ancora! Calcio di punizione, anzi no, non è calcio di punizione, sarà calcio d'angolo. Quindi Nunziata... Di Pierno, morbido a cercare Aprea, che svetta, ma male, commette anche fallo. Fassina a cercare Bonpane, che aggancia male, quindi D'Angelo recupera. Lotta con Bonpane, alla meglio Bonpane, poi ruleta, va verso la porta sua e non avversaria. Quindi il tocco di Cucurese, Bonpane a difendere ancora, su Nunziata. Ancora Bonpane, si muove Lante, la palla forse un po' lunga, copre Di Pierno, fallo laterale per l'Islanda. Nonno difende dall'attacco di... Occhio qui a Iacolare che ruba, ma c'è un fallaccio di Cucurese che si merita un bel giallo per aver fermato irregolarmente Iacolare sulla tre quarti. C'è Iacolare sul punto di battuta, ne mette tre in barriera Fassina. Occhio ai numeri del numero 10 dell'Islanda. In area ci sono Nonno, Battiloro e Nunziata. Parte Iacolare, bomba che resta lì. Poi ancora Iacolare. Andrà dietro da Di Maio. Uomo! Aprea, poi Iacolare ancora. Sale Iacolare in mezzo a due, lo ferma Cuciniello, quindi Bonpane. Legge bene Di Pierno, Moschini. Prova ad andare via, Di Pierno ruba. Ammirati ancora Di Pierno, non trova più il pallone, ancora Moschini, Di Maio senza problemi. No. Dribbling secco su Cucurese, ancora Nonno, alza troppo il sinistro, palla sul fondo. Ora volevo giusto uno per non fare Bonpane. Cucurese, palla nello spazio e cercare Cuciniello, sbatte sul gigante D'Angelo. Occhio a questa palla velenosa. Palla in fallo laterale per l'Islanda con Nonno pronto alla rimessa in gioco a cercare Battiloro. Stop non è dei migliori, ma serve Nunziata in ogni caso. Peggio ancora il passaggio. Fallo laterale. Nunziata! Sinistro altissimo. Lante per Moschini. Prova ad andare via. Legge benissimo Iacolare. Poi Bonpane a combattere in mezzo a due. Di Pierno alla peggio, quindi punizione per la Russia. Ammirati dal calcio di punizione, c'è anche Bonpane. Due in barriera per Di Maio, partirà Ammirati. Quando mancano 10 minuti al termine del match. Ammirati morbido, vicino per Bonpane che arma il sinistro, ancora in braccio a Di Maio. Di Pierno, palla a Battiloro. Quindi ora Nunziata prova morbido. Non bene Cucurese, Lante peggio ancora, calcio d'angolo. Occhio al destro con Fassina. Fosso il pallone, quindi ora Ammirati prova ad andare via. Palla a Romano. Ancora Romano col destro. Lante per Moschini, ruba D'Angelo, c'è vicino a Iacolare, ignorato, servito Nunziata, occhio a Romano, la palla è proprio per Romano, Romano in aria, ancora Romano, chiude Fassina, fallo laterale.
Romano va via in mezzo a due. Romano, poi qui Bompane sbraccia un po', non c'è fallo però. Va lungo Cucurese dalle parti di Maio. Quindi parte Cucurese, la palla a cercare Ammirati che piazza destro fondo. Qui c'è Nonno e Aprea che si danno consigli su come affrontare questi ultimi 5 minuti di partita. Capitano e 4-1 ragazzi, la testa della classifica ancora tutta da decidersi. Bel girone. Infatti forse il girone più equilibrato di queste. Secondo piuttosto, secondo me. Tanto Fiore cerca annunziata. Poi Cucurese qui tiene botta, prova ad andare via, non c'è fallo. Occhio a Iacolare, gran parata di Fassina, calcio d'angolo. Quando c'è il pallone Iacolare, sempre un'azione pericolosa per la propria squadra, ma soprattutto dobbiamo dire che il binomio Iacolare-Romano funziona alla grande. C'è Di Pierno che tocca vicino proprio con Romano. Ora Iacolare, ancora Iacolare, cerchiato da due, c'è Romano vicino. Triangolo pazzesco, Romano entra in aria, cade, non c'è rigore, quindi batti loro. D'Angelo, destro armato, poi ancora batti loro. Ha battuto, qui c'è fallo. Di loro dal calcio di punizione ne mette tre, Fassina. Romano a disturbare. In area ci sono Iacolare e Di Pierno. Batti loro! Altissimo, sul fondo. Un minuto al termine del match più eventuale recupero. Ah ok, allora ho capito male, scusatemi ragazzi. D'Angelo. Gioca da questa parte per Fiore, ragazzi. Approfitto per fare un commento un attimo su questo girone, ma soprattutto sulle partite che avete affrontato. Diciamo anche questa, non è stata partita non tostissima, cioè tostissima. Oddio, fisicamente stiamo. Esatto. E poi avete rischiato comunque. Certo. All'inizio subito gol, difesa schierata. Qui Bompane combatte con Iacolare. C'è fallo per la Russia. Rientrano Robinon, il gigante Aprea. Escono D'Angelo e l'Airone Battiloro, che da oggi è battezzato Airone. Bompane è tutto solo, ancora Bompane prova a lanciare lungo, Di Pierno alto, apre a combattere Nunziata, ma c'è fallo. Piano rientrato tra l'altro al posto di Ammirati. Iacolare, c'è Cucurese sulle sue tracce, chiude bene il terzino destro della Russia. Partita si è giocata per una buona parte su ritmi altissimi, poi seconda frazione di gioco sicuramente molto più rallentata, più fisica e molto più spezzettata rispetto a quello che è stato il primo tempo. Tanto l'anteprova, palla deviata da un suo compagno, sarà a fondo. Romano prova ad agganciare, l'ante in chiusura, la palla ce l'ha ancora. Anzi no, c'è la Cucurese. Romano intercetta, prova a rubare. Cucurese si complica la vita, dietro da Fassina, sinistro. Sbilenco, palla alle stelle. Di Pierno dentro a cercare qualcuno. Cucurese ci mette una pezza, quindi prova a ripartire. Palla nello spazio per Moschini, che sbaglia. Occhio a Iacolare, che non sbaglia mai. E il Diez fa 5-1. Manita dell'Islanda. Ancora Iacolare. Finisce 5-1 la partita tra Islanda e Russia, manita degli islandesi. Siamo qui al termine della partita tra Islanda e Russia. Vieni, vogliamo fare l'intervista tutti quanti assieme e poi Aprea si nasconde. In ogni caso, super manita dei ragazzi qui presenti. Abbiamo visto una grandissima prestazione, ragazzi, di Iacolare, pazzesco, non sbaglia mai praticamente. Di Maio ci può tranquillamente certificare che i tiri a porta, diciamo, sono arrivati sempre contenuti, nel senso che ci potevano essere più occasioni contro. E poi
bomber. Noi vediamo una squadra che subisce il primo gol dopo pochissimi secondi, dopo altri 40 secondi siete sopra di 2-1. Lo spirito di quest'Islanda, soprattutto vedendo la classifica, ricordiamolo che in questo momento sarebbero sostanza appaiate a 2 punti, in questo momento loro a 3, poi andate a 4, e c'è la prima del girone che ancora deve giocare, che in questo caso è la, ricordiamo, ci sono Città del Vaticano e Russia che devono ancora giocare, e quindi probabilmente doppia, però c'è Iacolari, facciamo venire pure Iacolari, autore di una tripletta pazzesca, grandissimo gol, da lui l'MVP, poi loro si sono eletti MVP di questa partita. In ogni caso ragazzi, siamo alle porte della stagione, quella che conta, fase finale, eliminazione, che dire? Andare avanti, aprire lo spirito, come detto tu, c'è stato, abbiamo recuperato 40 secondi, mi dico, sì. Sono contento perché comunque la distrazione c'è stata, non va bene, però se c'è stata subito la reazione. Ragazzi, diciamo una cosa, vedendo il girone, vedendo come avete giocato oggi, c'è qualche rimpianto, questa squadra poteva classificarsi prima. Sì, sicuramente, perché se non ci qualifichiamo c'è una grande amarezza, però... In ogni caso c'è una Nation League tutta da giocare e da poter vincere sicuramente. Però ovviamente l'Europa che conta, Euro 2020, è l'ambizione di tutti quanti. Io vorrei fare una dedica a Iacolari, a chi la dedico questa vittoria e soprattutto questa tripletta? Alla squadra, perché la squadra non ha mai mollato, sempre... partita pazzesca, in ogni caso... Per Iacolari parla il campo. Vorrei fare i complimenti all'Islanda, che forse si qualifica, in ogni caso vince 5-1, e quindi in bocca al lupo ai ragazzi islandesi.